La sentenza ha riconosciuto la fondatezza del lavoro svolto dai nostri uffici, è stato riconosciuto il 416 bis. È stato riconosciuto l'aggravante dello stampo mafioso e anche del metodo mafioso? È stata riconosciuta la sussistenza del 416 bis e anche l'aggravante di cui è l'articolo 7, e quindi la fondatezza, ripeto, del lavoro che abbiamo svolto. Quindi l'impianto accusatorio è un successo questo per la procura di Roma? Io non ho una visione agonistica del processo, è stato riconosciuto il lavoro svolto in maniera aderente all'impostazione d'accusa. Comunque è stato ribaltato l'ultimo grado, almeno sul 416. C'è il procuratore aggiunto che forse dovrebbe rendere una dichiarazione. Le sentenze si rispettano, se non si condividono si impugnano, lo abbiamo detto quando in primo grado era stato escluso l'associazione di stampo mafioso, lo ribadiamo oggi che l'associazione di stampo mafioso è stata riconosciuta, leggeremo con attenzione le motivazioni, quello che è certo è che è stato riconosciuto che questa associazione è un'associazione che rientra nel modello di associazione di tipo mafioso. Questa è la decisione di oggi della Corte d'Appello e spero che tutti la vogliano rispettare.